Lo spazio che educa è il titolo della tavola rotonda che si è tenuta questo pomeriggio nel Palazzo della Città Metropolitana di Bari. L'incontro, organizzato dal Comune di Bari, riguarda le iniziative legate alla progettazione di nuovi poli educativi per l'infanzia, da parte dei 3 comuni selezionati con un avviso regionale a inizio 2018, in attuazione di un'iniziativa del MIUR su scala nazionale che assegnava alla Puglia risorse per la realizzazione di strutture innovative dedicate ai bambini fino ai 6 anni. Si tratta dei comuni di Bari, Altamura e Capurso. Un'iniziativa di ampio respiro che coinvolge più istituzioni, ministero, regioni, comuni, ma anche ordini professionali e non da ultimi gli educatori. Registra dell'iniziativa l'assessore Sebastiano Leo che, insieme all'assessore alle politiche educative del comune di Bari, Paola Romano, hanno aperto l'incontro. Si è parlato dell'importanza dell'ambiente nella formazione e nell'educazione. In che modo la regione intende sostenere i comuni per migliorare le strutture scolastiche? Beh, questo è il titolo di questo convegno, è lo spazio che educa. E per noi è assolutamente fondamentale avere spazi sani, spazi belli, spazi efficienti. Se vogliamo, le scuole sono le istituzioni, le strutture che sono forse le più antiche. Obiettivamente noi cosa abbiamo? Abbiamo dei corridoi, delle aule con dei banchi e con delle cattedre. Oggi il mondo si è un po' evoluto, anzi molto evoluto, e quindi noi dobbiamo creare anche ambienti diversi, ambienti più efficienti, ambienti che siano anche connessi con la nuova tecnologia, perché oggi noi, oltre ad insegnare ai nostri studenti le conoscenze, bisogna anche insegnare le competenze, e quindi per fare questo abbiamo bisogno di tanti laboratori, abbiamo bisogno di strutture ovviamente che sono molto dinamiche e quindi anche intercambiabili, nel senso che abbiamo bisogno di locali che possano essere riconvertiti in qualsiasi momento. Quindi abbiamo bisogno di una buona e bella scuola, che i nostri edifici devono essere anche molto belli, come dicevo. Quindi, sicuramente questo concorso di progettazione per queste 3 scuole, per questi poli innovativi, darà la possibilità di avere una progettazione importante, una progettazione che sia davvero all'altezza della situazione. E l'impegno finanziario che la Regione mette a disposizione? Abbiamo messo come impegno finanziario più di 200.000 euro per la progettazione. È un impegno finanziario importante dal bilancio autonomo, quindi uno sforzo incredibile, importante, e quindi noi abbiamo creduto a questa iniziativa. Noi certamente cercheremo di supportare tutte le iniziative che vengono in Puglia offerte ai nostri ragazzi. La scuola per noi è sicuramente prioritaria, in cima alle nostre politiche di governo, quindi siamo convinti che stiamo facendo molto bene e che continueremo in questo senso. In che modo il Comune intende sostenere questa iniziativa? Beh, innanzitutto noi abbiamo voluto partecipare all'avviso nazionale che finanziava i poli dell'infanzia, ci siamo posizionati primi e abbiamo ottenuto dal Ministero circa 3 milioni e 100 mila euro, per costruire un asilo nido nuovo, una scuola materna nuova che sostituisce un edificio attualmente in fitto e uno spazio aperto per l'educazione. Questo agglomerato prende il nome di Poli dell'infanzia innovativi, che è un qualcosa in più rispetto a questi 3 spazi, proprio perché è un luogo in cui i genitori troveranno un progetto educativo che guarda i bambini dai 3 mesi ai 6 anni. Con queste risorse economiche, insieme ad altri 2 comuni, Capurso e Altamura, e la Regione Puglia, vogliamo fare una riflessione su come lo spazio incide sul progetto educativo. Gli spazi non sono tutti uguali. Se noi vogliamo mettere al centro i bambini, creando ad esempio, come stiamo facendo nel comune di Bari, un progetto montessoriano, l'edificio dovrà rispondere proprio a questo progetto educativo. Ed è importante una riflessione non solo con gli addetti ai lavori, quindi gli architetti, gli ingegneri, le imprese di costruzioni, ma anche e soprattutto con coloro che si occupano di educazione.
Esatto, quindi un progetto partire dall'educazione infantile è fondamentale. Pensa che questo progetto ne soddisfi appieno queste esigenze? Beh, vedremo quello che emerge proprio dalla progettazione. Adesso stiamo lanciando un concorso di progettazione, attendiamo di scoprire quali saranno le proposte che ci vengono e quindi ci auguriamo che la progettazione sia di altissima qualità, proprio perché non vogliamo esclusivamente aumentare i posti asilo nido o scuola materna, ma vogliamo invece che sia quello un luogo dell'educazione del futuro. Incontro che è stato anche una riflessione sul tema della progettazione di strutture efficienti e al passo coi tempi. Infine sono stati presentati i concorsi di progettazione da parte dei rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte, affiancate dai rispettivi tecnici.